Signori, buongiorno. Oggi qui è un tempo nuvoloso. Ci sono 14 gradi ed è martedì 23 aprile. Allora, ricordate quel video in cui ora non ricordo come si intitolava, ma forse il titolo era "Bisogna avere pazienza, bisogna aspettare", poi lo posto, lo clicco, lo linko nei contenuti, nella descrizione di questo video. Allora, bisognava aspettare. In quel video io dicevo che bisognava aspettare perché era un periodo in cui stavo svolgendo sempre le solite cose, ovvero il trasporto di inerti da cave verso un ricovero, mentre i colleghi effettuavano altri tipi di lavoro. In quel periodo c'era una strada che stavamo facendo vicino a Martina Franca, e i colleghi dei bilici stavano svolgendo appunto quel tipo di lavoro, portavano il bitume verso questa destinazione. E io, siccome non avevo mai fatto quel tipo di lavoro, ovvero il trasporto del bitume, me ne ero uscito con questo video del bisognava avere pazienza. La pazienza, l'attesa è finita, e oggi, per la prima volta dopo quasi 6 mesi in cui lavoro in questa azienda, farò il bitume. Allora, io sono sulla 106, vicino Roseto, anzi vicino Locca. Ho fatto uno scarico al solito movimento terra lì a Francavilla Marittima, visto che avevo il camion pieno. Ora, con il collega che è davanti, stiamo raggiungendo Policoro. Qui caricheremo questo bitume e lo porteremo sulla statale 7, la Appia, quella che è da Taranto, quello da Taranto collega Brindisi. Stiamo svolgendo un lavoro su questo tratto di 30 km, dove viene tolto l'asfalto, quello vecchio, e messo quello nuovo. Quindi l'attesa è terminata, e oggi assaporerò questo tipo di lavoro che per me è nuovo, e appunto sono con il collega davanti, che è più esperto del sottoscritto, che mi insegnerà, mi spiegherà come si effettua questo trasporto. C'è da fare prima dal carico, c'è da fare bisogna buttare la benzina nel cassone per non far attaccare il bitume, e poi una volta che si è giunti lì nella macchina che stende il bitume, bisogna fare altre operazioni che magari più tardi vi deluciderò. Quindi diciamo che sono soddisfatto di questa cosa. Vabbè, prima o poi l'avrei fatto questa situazione, visto che comunque l'azienda dove lavoro fa questo tipo di operazioni. Però ecco, visto che quella volta erano quasi tutti i mezzi impegnati nell'asfalto a Martina Franca, io mi sentivo un attimino scartato da questa scelta, che stavo svolgendo quel lavoro del raccolto dell'inerti, che è un lavoro un po' come dire monotono, noioso. Adesso invece sperimento nuove situazioni. Da Policoro bisogna raggiungere appunto la statale 7, e il tempo di percorrere dal percorso è abbastanza lungo, visto che con questi mezzi non è che puoi andare di tanto veloce, e un'oretta la si impiega da raggiungere il punto in cui si sta svolgendo quel lavoro. Poi lì
sicuramente fanno ritornare vuoti a carico di nuovo del bitume. La giornata si concluderà con saremo i mezzi vengono messi sotto la fresa per appunto raccogliere l'asfalto vecchio, quindi c'è nello stesso momento viene tolto l'asfalto vecchio e messo quello nuovo. Quindi ragazzi, vi volevo condividere con voi questa novità, e se più tardi ci sarà modo vi farò vedere un attimino in azione, vi farò vedere il mio mezzo in azione, va bene? Ora vi auguro una buona giornata e a risentirci.